questo libro, anche il primo, questo tipo di libro ha due caratteristiche. Il primo è quello di insegnare ai giovani, per ispirare i giovani a come fare per aver successo all'estero, perché ci sono personaggi di qualsiasi lavoro, qualsiasi professione che uno possa immaginare. Quindi se uno dice voglio aver successo all'estero, come faccio? Io sono cuoco, sono professore, sono insegnante, sono ricercatore. Qui possono trovare idee, possono trovare ispirazione per come avere successo all'estero. Il secondo elemento importante di questo libro è che mentre i nostri amministratori regionali devono promuovere l'Abruzzo all'estero, il mio compito è quello di promuovere, di far conoscere gli abruzzesi in Abruzzo, perché questi sono personaggi molto famosi all'estero e in qualsiasi paese, ma non sono conosciuti in Abruzzo. Quindi è importante che gli abruzzesi conoscano questi personaggi, questi abruzzesi che lavorano e hanno avuto successo all'estero. Non posso dire che c'è un personaggio che mi piace più dall'altro, veramente sono tutti fantastici. Non è facile descriverli perché hanno un curriculum enorme. Io devo condensare una vita in 40 righe, quindi la parte difficile è cercare di condensare, di trovare quegli elementi che li rendono vivi, che li rendano come sono, esprime il loro successo, l'articolo e il libro sia in grado di descrivere quello che fanno, come hanno fatto. E non è facile perché lo spazio dedicato nella rubrica dominicana è molto piccolo e naturalmente dopo viene riflesso anche nel libro.